Salve, sono Marco Trofa, rappresentante degli studenti del liceo Statale Ischia e presidente della commissione edilizia della città metropolitana di Napoli. La nostra iniziativa, e poi ritorniamo, nasce da un post Facebook di Davide Leitza, il quale denunciava l'attuale situazione politico-sociale del nostro territorio. Io, da appassionato di politica, subito mi sono trovato d'accordo con quelle che erano le sue parole e ho deciso di contattarlo al fine di dare concretezza a quella che era la denuncia che lui ha proposto e che io condividevo. Del nostro stesso pensiero sono stati Valerio D'Ambra, rappresentante dell'Istituto Mattei, e Ivan Zavota, rappresentante dell'Istituto Telese, con i quali stiamo portando avanti questa iniziativa. Iniziativa che ha come nome, e poi ritorniamo, che non vuole essere un semplice slogan, ma è proprio il motto, il riassunto di quello che è il nostro intento, i nostri obiettivi. Noi vogliamo svecchiare la politica. Ma non con violenza, non sostituendo le attuali amministrazioni, ma instaurando con le medesime un dialogo costante su quelli che sono i temi che ci riguardano: giovani, futuro e ripartenza. Lo voglio fare e concludo con una citazione dell'onorevole Aldo Moro, il quale diceva: bisogna vivere il tempo che ci è stato dato, con tutte le difficoltà di oggi che riguardano il nostro territorio e non solo, sono molte, ci possono spaventare, ma noi non ci lasciamo intimorire e siamo determinati nei nostri obiettivi, obiettivi che vi spiegherà Davide Laezza. Prego. I giovani al centro della ripartenza dell'isola d'Ischia. Questo è il messaggio di speranza che voglio lanciare in questi giorni tristi in cui ricordiamo Gigi Covatta, parlamentare figlio della nostra terra. Così come mi emoziona aver ricevuto l'interesse di tanti giovani su tutti i rappresentanti d'istituto, che hanno appoggiato questa polemica che io credevo avesse vita breve. Ci emoziona e ci onora anche essere rappresentati dalla stampa ed essere invitati a delle riunioni con tutte le associazioni di categoria, presiedute dalla diocesi di Ischia nella figura di Marianna Sasso. In questa occasione abbiamo già lanciato quello che sarà il nostro cavallo di battaglia, Ischia zona franca urbana. I nostri imprenditori, i nostri lavoratori, ma anche i nostri ragazzi non meritano bugie e false promesse. Hanno bisogno di agevolazioni per ripartire, defiscalizzazione dei contributi per le piccole e medie imprese. Non sappiamo se è già stato proposto, visto che gli imprenditori sono vittime non solo della grande emergenza del sisma del 2018, ma anche ora lottano con il grande danno provocato da questa pandemia. Mi sento di ringraziare anche le amministrazioni per questa cabina di regia che stiamo cercando di mandare avanti. Progetti che parlano di progresso e futuro con i tanti fondi che verranno sia dall'Unione Europea che dallo Stato italiano. Non siamo soli, non vogliamo rimanere soli, anche perché vogliamo l'aiuto delle tante sensibilità, le tante intelligenze, le tante competenze che i nostri ragazzi hanno potuto coltivare andando a studiare magari all'estero, magari anche nelle tante altre capitali europee. Tornate a casa perché l'isola ha bisogno di voi per ripartire.